quest'anno riapriamo quello che è un premio, è un'iniziativa, è un evento culturale per la comunità di Cotronei, ma poi per, in generale per la provincia di Crotone, perché è l'unico, l'unico premio sull'olivicoltura della provincia di Crotone. È una cosa che per noi è davvero molto importante per il territorio, per l'agricoltura, per quello che è il valore dell'olio nella nostra tradizione. Un premio molto curato, in cui le aziende sono tantissime, i prodotti da quello che sappiamo sono di ottima qualità, e lo incastoniamo in quello che è una bellissima cornice che poi dà anche il nome al premio, che è il Palazzo Nobiliare dei Verga, e quindi il premio lo svolgeremo proprio in quella meravigliosa cornice che è il Palazzo Nobiliare dei Verga, e lo concluderemo poi domenica in quella che sarà poi una giornata di convegni importante sull'olio d'oliva, su quelle che sono le tradizioni, su quella che è l'importanza dell'olivicoltura del nostro territorio, e con la premiazione per quelle che sono le migliori aziende che avranno rappresentato poi il miglior prodotto. Beh, sicuramente tradizione, perché è un premio che ci riporta indietro nel tempo e ci fa capire quanto sia stato importante l'ulivo e l'olio per la crescita di questa nostra regione. Noi dovremmo venerarlo come pianta sacra, e questo premio ce lo ricorda. E poi anche innovazione, vale a dire qualità e ricerca della qualità in una regione che potrebbe ritrovare il proprio ascensore sociale nell'olio e nell'ulivo anche in questo secolo, se noi valorizziamo queste produzioni avendo come unica ambizione la qualità. Un premio che è organizzato da molti anni e che ha una sua storia, che era stato purtroppo interrotto per la pandemia e che quindi riprende, quindi già questo fatto è un'iniziativa che è assolutamente di rilievo. E poi la consistenza del premio, il fatto che si mettano a confronto le qualità degli oli prodotti in Calabria, sicuramente, come avrà meglio specificato, sicuramente specificherà l'assessore Gallo nell'occasione di questo evento, è un'iniziativa secondo me di rilievo, perché mette a confronto e quindi anche ispira e suscita la possibilità nei nostri imprenditori di migliorare sempre la qualità, visto che è l'elemento principale del nostro olio per andare fuori nei mercati nazionali e internazionali. Quindi è un diversi lati positivi questo evento, che vanno tutti valorizzati, e in particolare a me interessa perché il territorio è un territorio che io conosco molto bene ed è un territorio che è vocato per questo tipo di iniziative. La famiglia che ospita e la persona a cui è intitolato il premio è tra l'altro un parente della mia famiglia, per cui sono molto molto onorato che questa cosa si svolga con questo titolo, con questa famiglia e in questa cittadina, che è una cittadina importante di tutta l'area del Crotonese. Quindi quest'anno facciamo questo premio Verga, le categorie selezionate da 12 panel guidati da un capo panel sono il fruttato, medio, intenso e leggero, con 3 premiati per ogni categoria. Poi ci sarà il miglior olio DOP, il miglior olio IGP, il miglior olio bio, e poi la categoria packaging, la categoria dell'etichetta, la migliore etichetta. Quindi avremo una serie di vincitori selezionati accuratamente. Abbiamo 64 partecipanti provenienti da Calabria, Sicilia, Campania, Sardegna e Puglia.